Gaia Stark è stata una stella che ha brillato per 100 anni. Con la sua luce ha illuminato rocce e deserti in capo al mondo, ospedali da campo e salotti esclusivi. La sua vita è stata un lungo viaggio sentimentale, inseguendo mete che non esistevano sulle carte. Dalle sue esplorazioni primo-novecentesche nacquero non solo famosi libri, ma anche foto, disegni, ricami, espressioni di un talento multiforme che miracolosamente non sono andate disperse. La mostra Vaghe Stelle dell'Orsa espone fino al 6 gennaio 2015 questi emozionanti reperti al Museo Civico di Asolo, la città dove l'inglese Freya Stark aveva scelto di vivere quando non viaggiava. Questa è una mostra che documenta non soltanto la Freya viaggiatrice, qua si vede che lei sapeva fare un sacco di altre cose. Certo, aveva questa capacità di interiorizzare le proprie esperienze e ricamava, e soprattutto con questa veramente vena felice disegnava, e disegnava soprattutto sulla carta, il supporto più antico, più bello forse, nella quale ha lasciato queste pagine di diario interiore, sia di persone care che di viaggi, per cui questa donna straordinaria riusciva a interiorizzare, a meditare la sua vita. La vita eccezionale di questa donna innamorata dell'Oriente, amica di artisti, diplomatici e reali come la regina madre, è raccontata con un'adesione che va ben oltre la curatela da Anna Maria Orsini, la quale in omaggio a Freya ha creato le Freyadi, un cenacolo di studiose e custodi della memoria di Freya Stark che ruota attorno ad Anna Modugno, colei che in veste di assistente personale accompagnò Dame Freya negli ultimi 11 anni di vita, fino al 1993. Come passavate le giornate? Tutte le mattine lei faceva colazione a letto, poi faceva il suo bagno, la passeggiata, bella lunga, però era una passeggiata di meditazione, e il nostro posto preferito era Sant'Anna, il colle di Sant'Anna. Avevamo una panchina e stavamo ore così nel silenzio e a volte riflettendo. Se oggi Freya Stark continua a parlarci attraverso i suoi oggetti, la mitica Leica o la lettera 22, i vezzosi cappellini e i bellissimi autoritratti, lo si deve ad Anna Modugno, che ha donato ad Asolo ciò che lei stessa ha ricevuto dalla grande amica. Un modo per non dimenticare la preghiera araba tanto amata da Freya: tutto il bene che è in voi è dato da Dio. Ecco, tutte queste memorie che vediamo esposte nella bellissima mostra Vaghe Stelle dell'Orsa, che futuro avranno? Rimarranno qui? Assolutamente sì, rimarranno ad Asolo, gli verrà dedicata un'apposita ala all'interno del Museo Civico, che è in via di ristrutturazione, e tutto il materiale che vedete qui esposto sarà trasferito all'interno del museo a perenne ricordo di questa meravigliosa donna. Freya Stark è sepolta nel minuscolo cimitero di Sant'Anna, poco distante dalla tomba di Eleonora Duse. Un altro luogo di Asolo dove lo spirito di questa eroina è palpabile è il favoloso giardino di Villa Freya, dove la Stark amava coltivare rose profumate e iris blu, per poi sedersi meditabonda sotto il leccio secolare, sempre con l'idea di ripartire al più presto, perché, come diceva citando Dante, noi siamo peregrini come voi siete.